Radio siamo noi, eccoci qua. Allora, hanno tutte fra i 15 e i 17 anni, sono in maggior parte studentesse ed hanno un profilo sociale decisamente diverso e variegato. Sono le ragazze coinvolte nell'operazione con cui la squadra mobile di Torino ha smantellato pochi giorni fa un'organizzazione che faceva prostituire quelle ragazze nei night club della città. Le prestazioni andavano da un minimo di 50 euro a cifre contro zero per festini e weekend di lavoro. I clienti, giovani, adulti e senza scrupoli, hanno una buona disponibilità di denaro ed un ruolo sociale di tutto rispetto. E allora qui oggi siamo noi, da questo vogliamo partire, da questa gravissima violazione dei diritti dei minori, dallo sfruttamento di bambini e di adolescenti nel mercato del sesso. Vogliamo parlare della tortura, perché Papa Francesco qualche settimana fa ha usato proprio queste parole, tortura a cui tante donne, troppe donne sono sottoposte, anche probabilmente queste ragazze, che forse non hanno piena consapevolezza dell'incubo che stanno vivendo. Lo faremo, ne parleremo con gli ospiti, cui do subito il benvenuto, a partire dai colleghi che tornano, siamo noi, Flavia Perina e Massimo Lugli, bentornati entrambi. Benvenuto anche Paolo Rosera, direttore generale UNICEF Italia. Fa parte di un cartello che comprende 91 associazioni che compongono un gruppo di studio assai importante, di gruppo di studio di lavoro sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E saluto anche nei nostri studi di Milano Suor Claudia Biondi, responsabile del servizio disagio donna della Caritas Ambrosiana. Ben arrivata. E accanto a lei Maria Rita Parzi, psicologa, psicoterapeuta, amica di Siamo Noi. Benvenute entrambi. Parzi, sul tema dell'educazione le chiederemo qualcosa a brevissimo, perché so che di fronte a casi come questi le preme molto parlare del ruolo delle famiglie. Però vorrei richiamare la sua attenzione su quello che ci stava dicendo Flavia Perina prima qui in studio, no? Che diceva, in fondo a me importa poco sapere se queste ragazze hanno agito, quello che hanno fatto l'hanno fatto perché cercavano dei beni di lusso, il cellulare d'ultima generazione, la borsa griffata, o se vengono da famiglie invece con difficoltà economiche. Lei che idea si è fatta? Che, anzitutto, che Flavia ha perfettamente ragione e ha messo il primo sassolino, io ne vorrei gettare i miei cinque, ha messo il primo sassolino, ha gettato il primo sassolino, e io direi che, di riflettere un attimo, che anzitutto si tratta di atti di pedofilia, non perché a cavallo, perché queste erano ragazzine, alcune 16, 17, 18, in paesi del mondo a 16 anni si guida la macchina, si vota, ma il problema è proprio ricercare, e questo è il secondo punto, il corpo giovane del sacrificio, cioè la ragazzina più giovane possibile, e vorrei dire che nella mia esperienza di 4 anni all'ONU a Ginevra io ho sentito parlare della condizione dei bambini e di quella drammatica delle bambine in molti paesi del mondo, dove si sposano a 9, a 10, a 11, a 12 anni. Quindi il tentativo di passare in maniera vampiristica attraverso il corpo giovane di una piccolina, di una ragazzina, per fare un'azione di iniziazione, ti inizio io o mi prendo quello che posso dalla tua giovinezza, dalla tua freschezza, dalla tua talmente giovane che sei come dire, plasmabile, che sei consumabile in una maniera diversa delle persone che hanno più coscienza, più consapevolezza. Quindi rompo la tua innocenza, crea una violenza che non è solo fatta sul fisico, perché in questo caso le prestazioni probabilmente c'era accettazione, no? o sapevano cosa dovevano fare, quindi non era tanto la violenza quanto la violenza a quello che erano costrette a fare queste ragazze. Terzo punto, per guadagnare. Allora parliamo un attimo del vendere il proprio corpo. Beh, scusate, queste ragazzine sono da responsabilizzare, sono responsabili, perché io non tralascerei la loro parte di responsabilità, ma più responsabile è la società di cui queste ragazzine mettono in scena le caratteristiche. Questa è la società che noi stiamo fornendo, come, cioè loro mettono in scena, come nelle famiglie in conflitto, disagiate, che sono le une dove un genitore è conflittuale con l'altro, dove ci si aliena e dove... I bambini, sapete cosa fanno? Si ammalano e mettono in scena esattamente quello che vedono: strilli, urli, trasgressioni, bugie, negazioni. Li trasformano in azioni che significano malattia del corpo, malattia della mente.
Quarto punto, che faranno queste ragazzine dopo che questa attività... Questa è una domanda grossa. A chi affidiamo queste creature? A chi le affidiamo? E come possiamo recuperare noi adulti, perché questo è il mondo degli adulti che deve recuperare, le famiglie, la scuola, i mezzi di comunicazione di massa, il web. Noi dobbiamo recuperare dando dimostrazione di sensibilità e rispetto per quel che è accaduto. Maria Rita, il Papa come sempre è netto nelle parole, lo dice con chiarezza, dice altro che amore, questo è un atto criminale. Allora, questo Papa magnifico che io porto proprio nel cuore dice qualcosa di eccezionalmente chiaro, che però vorrei sottolineare, esiste da sempre e nasce poiché il mondo gira intorno ai corpi delle donne, alla continuità che il corpo della donna, dando vita alle forme della vita, costituisce, e mi dispiace, la prostituzione di sempre, e nasce dall'invidia che gli uomini hanno nei confronti, certi uomini, quelli che comprano i corpi delle donne, hanno proprio nei confronti dei corpi delle donne, un bisogno di umiliare quello che loro non sono, perché gli uomini non sono donne. E alle donne, quello che mi commuove del cristianesimo, lo dico sempre, è il fatto che si tratta di una religione dove Dio ha una madre, la madre di Dio. E la madre di Dio significa che è la donna che Dio sceglie e dà bisogno del corpo di una donna per dare vita alle forme della vita di suo figlio, del figlio di Dio. Pensate il valore e l'importanza che un corpo di una donna, in senso sacro, positivo, onesto, pulito ha. E pensate il desiderio, quando si trasforma invece in invidia, in bisogno di sottomettere, in potere, come diceva giustamente prima. Ecco, però, come dire, a proposito di... Quello è una maniera, no, un attimo soltanto, quello è una maniera di detenere un potere. Io vorrei che guardassimo anche le cifre che girano intorno alla prostituzione e vorrei che fossero messe a confronto con le cifre che riguardano il traffico d'armi. E io vorrei che fossero messe a confronto con le cifre che riguardano il traffico della droga o lo sfruttamento dei bambini e degli esseri umani nel lavoro. Io credo che sono cifre che raccontano la storia negativa del mondo, e se noi non facciamo un atto, una volta per tutte, di prendere in considerazione che questo non è un evento di oggi, che queste bambine non sono le bambine, come volgarmente detto, baby squillo di oggi, ma sono le donne costrette da sempre a queste operazioni, noi non cambieremo, deve cambiare profondamente la cultura maschilista, deve cambiare profondamente l'uso che si fa dei corpi delle donne, a cui, ahimè, molte donne che non riescono a ribellarsi perché sono nemiche delle donne, continuano a dare spazio. Dottoressa Parsi, da madre mi colpisce sempre, no? Perché è una cosa abbastanza ricorrente, che spesso quando si ricostruiscono le vicende come quelle da cui siamo partiti, c'è sempre un genitore che dice non mi ero accorto, non avevo visto, e lo dico non con l'intento di giudicare, ma perché insomma sento l'urgenza di un'alleanza, la famiglia, la scuola, il noi che sta intorno, insomma che cosa sta succedendo, come può sfuggire questo nostro controllo, che ruolo può, deve avere, come fa a farlo la famiglia? Allora, cioè, veramente ci sarebbe da parlare tantissimo e devo dirlo brevemente. La prima cosa che vorrei dire è che questo fenomeno di cui parliamo oggi esiste da sempre e che un tempo, oggi lo denunciamo, oggi veicoliamo idee diverse, oggi scendiamo in piazza, oggi viviamo nel migliore dei mondi possibili, perché questo discorso che stiamo facendo adesso non sarebbe stato mai possibile soltanto 50, 70, 90 anni fa. Quindi i progressi e i cambiamenti ci sono stati incredibilmente. La seconda cosa che bisogna dire è che non è un problema solo delle donne di oggi, è un problema che tante volte, almeno in queste situazioni, la famiglia è la prima agenzia educativa, lo sapete, la seconda è la scuola, non collaborano molto spesso insieme. Cioè, vengono veicolate proprio grazie al web, ai mass media, tante immagini e tante possibilità e tanti stimoli e tante tentazioni alle quali un lavoro adeguato, un accompagnamento della famiglia che spesso si scompagina, che spesso è in conflitto, dove magari non c'è attenzione degli adulti tanto sui ragazzi se non superficiale, perché ci sono attenzione su problemi che hanno il padre o la madre, quindi sono gli adulti più concentrati su di sé che sui figli, che crescono magari delegando, che crescono, ci possono essere mille ragioni. Ogni ragazzina di quelle che ha fatto che si è prostituita, che ha accettato di prostituirsi, che è stata coinvolta a prostituirsi, sicuramente ha una storia alle spalle. E chi ha denunciato e ha detto questo, permettetemi di dire che
se ha fatto emergere questo problema, forse è perché si comincia a parlare di questo, del fatto che gli uomini non possono molestare le donne, che il corpo delle donne non è a disposizione di un uomo che può, quando vuole, tentare di prenderlo, che i modi di comportarsi, di comunicare devono essere diversi, anche quando passano per la sessualità, anche a maggior ragione se passano per la sessualità. Ho capito allora, che su questo tema... Ribadisco, ci vuole una grande rivoluzione culturale, c'è un grande gap da colmare. Sì, ma, abbiamo ma pochi secondi, Parsi. Attenzione, sì, ma no, io dico che la grande rivoluzione culturale si fa formando i formatori. Bisogna fare alta formazione per la famiglia, bisogna fare formazione per gli insegnanti, bisogna aprire la scuola dalla mattina alla sera, bisogna mettere operatori, bisogna che tutte le organizzazioni e le associazioni e le fondazioni che lavorano per i bambini, per le famiglie, eccetera, facciano rete. La rete serve a questo. Ci vuole molto più siamo noi, insomma, mi pare di aver capito. Allora, c'è un grande gap da colmare, noi su questo tema torneremo a parlare. Intanto ringrazio Maria Rita Parsi, grazie a tutti i nostri ospiti. I nostri ospiti qui a Roma, grazie. Massimo Lugli, grazie davvero. Flavia Perina, e ringrazio torneremo ovviamente anche su Paolo questi Rogera. Temi. Grazie di essere stato torneremo, torneremo perché sono urgenti e pressanti e noi torneremo domani puntualissimi alle 13:50. Hai imparato l'ora, hai finalmente. Hai visto, anche tu. Sei grande. Anche tu.